Buongiorno, dottor Anselmo Ferronato, responsabile del servizio veterinario e sanità animale dell'UZ 6 Ugane a Campo San Piero e Cittadella. Oggi ci avete condotto con voi in un'attività ispettiva presso un'azienda agricola. La vostra attività, quando si svolge, perché si svolge e con quale intensità presso gli allevamenti? Sì, allora, quello che abbiamo visto oggi sono i controlli che noi quotidianamente facciamo in tutti gli allevamenti della nostra zona. Allevamenti per il fine di questi controlli è di prevenire i rischi che sono legati all'uomo, agli animali e all'ambiente. All'uomo perché in questo caso specifico abbiamo produzione di latte che verrà successivamente trasformato in alimenti per l'uomo. Gli animali per eventuali malattie infettive, concentrazioni così potrebbero hanno determinati rischi, quindi controllo della salute degli animali e le malattie trasmissibili sia all'uomo che agli animali. All'ambiente viviamo loro, il nostro controllo parte dal campo alla tavola, per cui l'alimentazione, quello che loro mangiano, dopo possiamo trovarcelo nel piatto. Per cui il controllo è lungo tutta la filiera. Dottor Aldo Montagna, veterinario dell'UZ 6 Ugane. Dottore, in cosa consistono i controlli che effettuate nel territorio? Allora, noi come servizio veterinario presso gli allevamenti controlliamo fondamentalmente che sia rispettato il benessere animale, l'igiene dell'alimentazione, l'uso del farmaco e la tracciabilità degli animali. Questi sono i parametri fondamentali che noi controlliamo. Per quanto riguarda il benessere animale, ci tenevo a precisare che non è un fatto soggettivo, non è che uno vedendo l'animale a occhio dice rispettato o meno, ma è un concetto ben preciso tracciato da norme di legge, per cui in tutta Italia si usano gli stessi parametri per controllare il rispetto al benessere. In pratica noi cosa controlliamo? Prima di tutto che il personale sia sufficiente e sia preparato, poi che gli ambienti in cui gli animali siano allevati siano adeguati, che a eventuali animali ammalati vengano curati e poi controlliamo che il ciclo produttivo, il ciclo di allevamento degli animali sia conforme ai principi basi, ai comportamenti fondamentali di base dell'animale stesso. E oltre al benessere anche controlli sull'alimentazione animale che deve essere adeguata come quantità e come qualità. E per far questo noi facciamo dei controlli di prima vista organolettici sugli alimenti, vuol dire l'odore, l'aspetto, e poi a campione anche dei controlli analitici per ricerca di contaminanti e per ricerca anche di eventuali sostanze vietate aggiunte. Per quanto riguarda il controllo dell'uso del farmaco, lo controlliamo per i due aspetti. Da una parte c'è adesso un uso corretto del farmaco nei confronti dell'animale, dall'altra poi c'è tutto l'aspetto sia delle eventuali pericoli per i residui di farmaci nei prodotti, negli alimenti, poi c'è l'aspetto anche della eventuale contaminazione ambientale del farmaco e l'aspetto della diffusione della farmacoresistenza. Quindi questo controllo lo facciamo controllando il registro dei trattamenti terapeutici che deve essere sempre sottoscritto dal veterinario che ha prescritto la cura. Ultima cosa, controllo anche delle condizioni igieniche ambientali, sia della stalla che delle pertinenze, che deve essere tenuta in maniera igienica, in maniera tale da non poter costituire un pericolo. Dottor Antonio Tosato, veterinario dell'UZ 6 Ugane. Cosa significa tracciabilità dell'animale nell'azienda e quindi controllo? Buongiorno. Il sistema di identificazione e registrazione degli animali significa avere una tracciabilità assoluta dell'animale all'interno dell'azienda e non solo, anche all'esterno, cioè significa che tutti gli animali sono identificati individualmente con due marche auricolari ufficiali assegnate all'allevatore e solamente a quell'animale. E in più, dopo questi animali, questi numeri, queste marche auricolari sono registrati in una banca dati regionale e nazionale. E l'animale è identificato dalla nascita fino all'uscita dell'azienda per macellazione o per commercializzazione.